Paola e Chiara, rivelato il vero motivo dello scioglimento. Intervistate in occasione del Festival di Sanremo, a cui parteciperanno di nuovo unite cantando il loro pezzo furore, Paola e Chiara hanno rivelato per la prima volta le ragioni dello scioglimento. Le due artiste hanno voluto sottolineare che l'affetto tra loro non è mai venuto a mancare, neppure quando si è interrotta la collaborazione lavorativa. Paola e Chiara, però, hanno spiegato che a causare lo scioglimento è stato lo stress legato al lavoro e la fatica per non essere mai capite. Le cantanti hanno raccontato che, quando proponevano un brano alle radio, venivano sempre rifiutate perché era troppo lento, o troppo vivace o per tanti altri motivi. Hanno sempre dovuto produrre le loro canzoni in maniera indipendente per 10 anni, chiedendo favori agli amici ed impegnandosi molto. Il percorso delle due artiste ha iniziato a vacillare, come rivelato da loro stesse, perché c'era stata troppa fatica per troppo tempo. Perciò hanno deciso di fermarsi dopo 10 anni di difficile carriera. Paola e Chiara hanno dichiarato che è normale, con il tempo, non avere più lo stesso entusiasmo di prima e non riuscire a reggere i ritmi. Infatti anche tra loro non erano più le stesse, perché c'era troppa tensione e troppo nervosismo. Paola e Chiara hanno anche spiegato perché, dopo così tanto tempo, hanno deciso di fare questa reunion e tornare come duo sul palco dell'Ariston. Le due hanno detto che l'idea è nata grazie all'entusiasmo della gente e dalla voglia di tutti di rivederle insieme. A loro mancava quello che erano in coppia, ed anche il pubblico ne ha avvertito la nostalgia, quindi hanno deciso di tornare a cantare insieme. Il loro brano, infatti, parla proprio di unione e di divertimento, della bellezza di stare assieme. Secondo Paola e Chiara, nonostante l'apparenza allegra, si tratta di una canzone molto intensa. Le due artiste hanno dichiarato che il loro ritorno insieme può essere definito come uno degli avvenimenti più democratici che siano avvenuti nel mondo della musica, nell'ultimo periodo. Le cantanti hanno deciso di riunirsi proprio alla luce delle tante richieste che ci sono state e per la voglia di stare di nuovo insieme. Nel frattempo, Paola si è dedicata a fare la DJ, mentre Chiara ha debuttato nel mondo della recitazione. Voi che cosa ne pensate? Vi piace che Paola e Chiara siano tornate a formare il duo di una volta e condividete le loro parole? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.